Lei, questa bellissima ed elegante donna, in realtà è quasi un'esploratrice. La vedremo sotto vesti completamente diverse. Vi presento Raffaella Milandri. Grazie di essere qui, Raffaella. Una ragazza molto particolare, perché si presenta molto carina, elegante, pure con una gonna corta, insomma, quando in realtà, no, non è che non sia così, per l'amor del cielo, è sicuramente così, però è una grande viaggiatrice, è una ragazza che da sempre, stiamo vedendo queste immagini, che da sempre ama fare viaggi, definiamoli un po' inconsueti, un po' estremi, dove lei riesce ad avere un contatto con alcune minoranze etniche, chiamiamole così. Ha fatto un viaggio dove ha incontrato i pigmei, insomma i popoli indigeni da sempre ti sono rimasti nel cuore. Sì. È vero, ma per quale motivo questa predilezione? Ma allora, il motivo principale è... Leggevo i fumetti da piccola, insomma. E che c'entrano i fumetti? E c'erano gli indiani con Tex Willer. Ah, quindi parliamo degli indiani d'America. Proprio quando ero piccola. E quando ho incontrato, ovviamente appena ho iniziato a viaggiare, sono andata nelle riserve indiane. Quando ho incontrato questi popoli che sono stati sottoposti a tutti i tipi possibili di vessazioni e di violenze, e ho scoperto che hanno veramente una grande spiritualità. Che permane tuttora dopo tutte queste centinaia di anni. E quindi dopo un popolo sono andata a trovare i Boschimani, poi sono andata a trovare i Pigmei e adesso è diventato per me un motivo di viaggio, cioè il fatto proprio di raccogliere degli appelli e di fare delle ricerche, di scoprire quali problemi hanno e cercare di divulgarli, di raccontarli. Che mi sembra molto prezioso, molto prezioso. In questo caso... Raccontiamo però, credo che sia stato il tuo ultimo viaggio in Alaska? Sì, in Alaska sono stata a maggio di quest'anno. E poi sì. Ne hai fatti altri? No, l'ultimo. Ah no, perché ho detto l'ultimo e tu hai detto sì, sono stati a maggio, allora ho detto forse ne ha fatti altri dopo. No, allora parliamo dell'Alaska. Un viaggio in questi ambienti dove la natura è sicuramente molto protagonista, ma dove ci sono anche delle difficoltà oggettive, perché poi tu sei andata da sola, me lo confermi? Assolutamente, io amo viaggiare in solitaria, per me è proprio un'esigenza, sia per un discorso proprio di contatto con le persone, in particolare con i villaggi, quando entro magari è molto più facile come donna essere accettata, perché io comunque non faccio paura agli uomini e vengo bene accolta dalle donne. C'è molta, tra le donne insomma, che possano essere dell'Orissa o Boschimani. Sì. Beh, questo mi sembra positivo, molti dicono che invece le donne stanno sempre a battibeccare, invece tu mi dai conferma del contrario. Parti da San Benedetto del Tronto e arrivi in Alaska. In Alaska hai degli incontri anche abbastanza difficili, perché sì, sei andata ad Anchorage, quindi una bella città, certo, dove tra l'altro sei stata accolta con delle feste straordinarie. Cioè, io sono stata a lavorare in Alaska, non mi si è filato nessuno, detto in maniera carina, invece tu sei stata accolta. Dal console onorario hanno organizzato un ricevimento per me, sì, è stata una cosa molto bella. E poi però da lì sei partita come? In macchina? In macchina, sono partita in macchina, ho fatto 10.000 chilometri in tutto, praticamente sono andata nella penisola del Kenai, e dove praticamente ho visitato, sono arrivata prima a Homer e ho visto le isole Auletine che sono veramente fantastiche, cioè io proprio ero in macchina, guidavo, facevo wow. Quanti chilometri hai percorso? 10.000 chilometri? 10.000 km, sì. Quindi 10.000 chilometri da sola e sì. Hai visto diversi posti, andiamo sì. Piano piano. Il parco, il National Park Denali, sì. Un posto dove stiamo vedendo in queste immagini sì. Che ci hai fornito tu, in questo parco sei andato ovviamente d'estate. Sì, io sono andata all'inizio dell'estate. Sì. No, è autunno, era esattamente agosto, quindi è proprio già autunno. Ah, quindi era proprio estate piena. Sei partita, sei arrivata in questa zona, dove hai avuto anche qualche difficoltà o sbaglio? No, in quella zona in particolare non ho avuto difficoltà. Diciamo che io sono andata comunque direttamente subito al Denali, spinta dal film Into the Wild di Sean Penn, nel luogo dove c'era questo autobus del personaggio, no, che rimane, che poi finisce male, insomma. Vabbè, così. Non l'ho visto, non ci importa quello. Va del bene. Film, raccontaci di te.
Comunque no, le difficoltà non ci sono state, diciamo, sono venute alla fine, insomma, quando io ho visitato, allora, panorami fantastici, mozzafiato, la natura è comunque proprio padrone in Alaska, cioè quindi ci si sente piccoli piccoli e si perde il contatto con tutte le nostre idee da occidentali, con i pensieri che ci sono, non so, l'appuntamento, il semaforo, la coda. Hai avuto anche degli incontri con gli orsi? Sì. Che ti hanno molto emozionata, perché io mi ricordo, sono andata in Alaska tanti anni fa a fare un reportage e mi dicevano la cosa più bella è l'incontro con l'orso, che però può essere anche, insomma, non sempre rilassante, può essere anche pericoloso, quindi non coglierlo mai di sorpresa, mi dicevano. Infatti. E qui andavamo in giro per la foresta, yallallà, urlando così e canticchiando. Ecco, io sono stonata. Però io non ero da sola. Io ero sempre in compagnia, sì. Tu invece sei andata da sola. Sì, infatti c'era tipo il cartello, attenzione, orso pericoloso, attaccato, esseri umani, eccetera. Io mi incamminavo da sola in questi percorsi, cantavo a squarciagola, stonatissima, quindi allontanavo anche gli umani, non solo gli orsi, insomma, secondo me. E quindi mi sono fatta poi spiegare da un amico reduce del Vietnam e cercatore d'oro, mi sono fatta spiegare praticamente che l'odore del grizzly si riconosce a distanza perché è molto intenso, e quindi di evitare ad esempio a riconoscere la pupù dell'orso, quindi se si vede, no, per terra, insomma, cioè, diciamo tutti i sensi aperti per cercare di evitare pericoli, da quello che può essere appunto cioè tutti l'olfatto, la vista, l'udito, insomma usare tutto per cercare di non incontrarli. Perché? Però tu hai avuto anche l'opportunità di ammirare questi animali nel loro ambiente naturale, perché certo. Queste sono le immagini che hai fatto tu, quindi delle esperienze bellissime. Allora, da vicino no, perché comunque bisogna dire una cosa, mai cercare di avvicinare gli animali in Alaska, ma neanche in nessun altro parco naturale, perché soprattutto gli orsi, che possono essere pericolosi per l'uomo, rischiano poi di essere messi a rischio e a pericolo loro stessi, perché un orso che attacca un uomo poi può essere soppresso, possono decidere di ucciderlo perché è pericoloso per l'uomo. Quindi osservarli sempre da una certa distanza. Assolutamente. Però da quel che so io, perché ovviamente insomma noi andiamo a curiosare nei viaggi degli amici che ci vengono a trovare, il momento più difficile non è stato l'incontro con gli orsi, ma quando lei da sola si è trovata in macchina su una strada che piano piano ha iniziato a sprofondare. Che cosa significa questo? Come può una strada sprofondare? Allora, io ero infatti c'è l'immagine. Allora, la Dalton Highway è una sfida per gli automobilisti. Allora, io quando non raccolgo, non sono presa da missioni, no, a favore dei popoli indigeni, divento più spericolata, perché non sto facendo qualcosa per gli altri, ma lo sto facendo per me stessa. Quindi ho attraversato la Dalton Highway, sono arrivata a Prudhoe Bay, quindi dove c'è proprio l'Oceano Artico, sono tornata indietro a caccia di foto, sono partita la mattina prestissimo e ho attraversato un fiume. Il permafrost è il fondo il fondo del fiume, ha cominciato a diventare tipo sabbia mobile, la macchina si è affondata, cioè si è bloccata, e poi ha cominciato a entrare l'acqua. Però tu eri da sola, in mezzo al niente, sì. Il paese più vicino quanti chilometri 700. Era? 700 chilometri, e quindi hai avuto la fortuna che è passata una macchina. Sì, io dopo ho dovuto camminare per un paio d'ore, quindi mi ero bagnata, ho cominciato ad andare in ipotermia, quindi le gambe mi cominciavano a fare veramente male, non riuscivo proprio a camminare, insomma era difficile, però mi parlavo da sola e mi dicevo vai avanti, vai avanti, vai avanti, e alla fine sono riuscita ad arrivare alla strada principale, che è sterrata, sono 700 chilometri di fuoristrada. Nel frattempo c'erano anche in lontananza dei lupi che avevano cominciato a interessarsi, insomma, a me. Però poi è passata una macchina che ti ha soccorso. Dopo un po' sono passati dei cacciatori. Vabbè, in quel caso erano utili. In quel caso sono stati utili, insomma, mi hanno portato in un campo petrolifero dove mi hanno appunto soccorso, fatto asciugare, fatto avere la doccia, il caffè caldo, insomma. Oggi, fortunatamente, Raffaella Milandri è qui che ci può raccontare la sua avventura. E siccome noi la vogliamo lasciare a suo agio,
Siccome lei ama appunto questi viaggi un po' particolari a contatto con delle minoranze etniche, noi dall'estremo nord dell'Alaska ci